Ragazze, guardate quanto turisti, quanti turisti! Sicuramente questi sono ospiti di qualche nave da crociera. Guardate, proprio passano a flotte. Da bere volete qualcosa? Allora, intanto abbiamo preso la birra. Volevamo quindi come antipasto le arancinette, detto? E poi due primi di sarde, giusto? E due primi di sarde. Arancinette e sarde tutte insieme, o prima prima le arancinette come antipasto, sì, e poi subito dopo la pasta, sì, va benissimo. Ragazzi, ragazze, pasta con le sarde. Ragazze, sono le 15:30 circa, guardate, abbiamo pranzato proprio di fronte il Teatro Massimo, ci sono varie traversine ricche di ristorantini, trattorie, pizzerie. Noi ne abbiamo scelta una dove abbiamo mangiato bene e questo è il movimento, c'è il sole, oggi è una giornata splendida, veramente, e non potete capire quello che c'è. Guardate che confusione che c'è. Io era qualche mese che non venivo qui in centro perché capite bene che in estate me ne andavo al mare ogni giorno, quindi insomma diciamo scendere in centro storico era l'ultimo dei nostri pensieri. Però vi devo dire che veramente mi fa impazzire scendere in centro storico è bellissimo, anche perché mi sento turista nella mia città e non è diciamo una frase fatta tanto per dire, ma veramente mi sento turista nella mia città, mi confondo con i turisti e mi sento turista anch'io. E devo dire che Palermo è sempre più bella, il centro storico sempre più curato, sempre più ricco di attrazioni, gente che canta per strada, tanti localini che spuntano come i funghi, veramente. Bello, bello, bello. Grazie.
quattro canti. Quattro canti vanno adesso sia all'alba che al tramonto. E Franca l'altra volta ha preso questo trenino. Piazza Pretoria, no? Piazza sì. Della Vergogna o Piazza Pretoria? Stanno girando un film, però oggi è domenica, quello dei Florio. Ah. Posso qui o dentro? Ah, sì. Dove c'è... Seria Bellini, come si chiama la chiesa? Martorana. La Martorana.